Ciao da Tony del Corriere, Dottor Sharing Free. Dottor Sharing Free, colui che condivide gratuitamente contenuti di valore per l'elevazione personale, culturale e finanziaria di tutti i membri del mio team. Oggi però volevo parlarvi del motivo secondo il quale la gente si sbatte nei business, nella maggior parte dei business, e non riesce. Perché stiamo vivendo un cambiamento epocale, che è quello dell'online. Mentre nel passato il negozio fisico apriva la sala cinesca e si attendeva il cliente passivamente, nell'online il tutto è completamente modificato, in quanto devi pianificare e architettare il tutto a priori. Ti devi rendere conto che non è semplice ritagliare quella fetta di traffico che ti può permettere di ricevere visite costanti da una serie sempre numerosa di visitatori slash futuri clienti. Io voglio risolvere i tuoi problemi, non voglio solo elevare le problematiche. La risoluzione a questo problema è semplicissimo. Ci vuole un metodo, ci vuole un sistema. Ti faccio qualche esempio di sistema, di metodi. Guardiamoci intorno. Le aziende di successo intorno a noi applicano tutte uno stesso sistema in tutte le filiali che hanno al mondo. Starbucks sta approdando in Italia. Ha il caffè più merdoso che io ho mai bevuto. Ok, però mette a disposizione delle salette con wifi e divanetti dove la gente si siede, non è obbligata ad acquistare nulla. Si mette a chattare, riceve questo servizio e si sente quasi in obbligo di dover dare un qualcosa in cambio. Quindi, garçon, mi porti un caffè, magari in compagnia, e l'economia gira. Un altro esempio, McDonald's, che è sempre ricorrente nei miei video. McDonald's attira i suoi clienti con l'Happy Meal. Attira non solo noi, ma i nostri figli. È un richiamo che no, a cui non si può non rispondere. Papà, mi porti a McDonald's? No! McDonald's, i panini e le patatine indistruttibili. Li lasciate su un pensile per 6 mesi, li ritrovate così. Sono tra i più merdosi al mondo, però sono un richiamo unico nel loro genere, in quanto i bambini escono da McDonald's con il regalino e quel regalino gli rimane. Hanno un ricordo vivo di McDonald's e quella cosa funziona al business. McDonald's è il ristorante più diffuso al mondo nonostante la qualità dei suoi prodotti. Un altro esempio, mi viene da ridere perché sono esempi veramente simpatici. IKEA, entrate nell'IKEA, vi danno il metro, no? La matitina, il block notes, fate tutto da soli, ok? Avete bisogno di assistenza? Fottetevi. No, scherzo, c'è la possibilità di avere assistenza, però uno si sente legittimato a far tutto da solo. Segue bovinamente quel percorso stabilito, guarda praticamente tutto, lascia i figli al piano sottostante e ha la possibilità di avere 1, 2, 3, 4, 5 ore senza sentire le grida dei propri figli, nella pace più assoluta. Visualizzano questi mobili che sono di qualità. No comment. Ok, te li devi pure montare da solo a casa. Quindi, alla fine, un business che a noi italiani poteva sembrare improbabile ha portato la fortuna al suo ideatore. Ok, perché hanno pensato di avere un metodo che vale per tutte le loro filiali. Il metodo deve essere facile, deve essere attuabile, deve essere gradevole agli occhi del cliente, economico e anche divertente. Ok, in tutti questi casi lo è. Ma come dovrai tu realizzare un metodo? È molto semplice. Segui l'esempio dei grandi. Guardati in giro, osserva, non limitarti a guardare, ma osserva con attenzione. Prendi esempio dai migliori metodi che possono funzionare anche per il tuo tipo di business. Elimina gli aspetti negativi, attaglialo alle tue esigenze, pianificalo. E produci, solo così potrai riuscire nella tua nicchia di mercato ad avere un certo successo. È l'unico sistema. Fidati, provaci e mi dare ragione. Io ti saluto, al prossimo video. Ciao da Tony Lo Corriere, Dr. Sharing Free, e ricordati, work hard, lavora duro, perché se non lavori duro non raggiungerai mai una mazza nella vita. Ciao!